Leonardo da Vinci. Tutti ne conoscono il genio artistico e scientifico, ma pochi conoscono lo spirito intimo dell'uomo Leonardo e le sue più profonde passioni. Tra queste, su tutte, il vino. Leonardo nasce in una terra di vino. Vinci e il Montalbano sono gemme naturalistiche e rurali toscane, sin dal 1400. Rivestite di vigni e di ulivi, e tra i filari trascorre gli anni della sua adolescenza e della sua educazione. Gli anni dei giochi in vigna, gli anni delle giornate trascorse in studio e contemplazione della natura e dei suoi fenomeni. Gli anni della vita nel borgo. La campagna di Vinci, con colori, luoghi e profumi unici, è il grembo in cui Leonardo cresce e in cui si nutrono gli occhi con cui osserverà il mondo. Per questo, il paesaggio disegnato dalle vigne e dalle colline vinciane si incide nella sua mente, diventando essenza delle sue inarrivabili rappresentazioni pittoriche. L'aria per sé non ha qualità d'odore, o di sapore, o di colore, ma in sé piglia le similitudini delle cose che dopo essa sono collocate. E tanto sarà di più bell'azzurro, quanto dietro ad essa saranno maggiori tenebre, non essendo essa di troppo spazio, né di troppa grossezza d'umidità. E vedesi nei monti che hanno più ombre, esser più bell'azzurro nelle lunghe distanze, e così, dove è più illuminato, mostrare più il colore del monte che dell'azzurro, appiccatoli dall'aria che infra lui e l'occhio si interpone. Se questa è la natura, il vino per Leonardo è... il divino liquore dell'uva, odorifero e suave. Leonardo il vino di certo lo apprezzava, e molto. Di certo lo beveva quotidianamente. Ci rimangono le note della spesa vergate nel corso di tutta la sua vita, dove con scrupolo e precisione annota e raccomanda l'acquisto del vino per la sua tavola di ogni giorno. La famiglia di Leonardo e Leonardo curavano la produzione di vino dalle uve dei poderi di proprietà in Vinci. Non poteva che nascere da Vinci e dal Montalbano la passione per la natura di Leonardo, la sua capacità straordinaria di riprenderla, questa natura, di trasferire a noi spettatori le atmosfere degli azzurri, i verde, il lavorare degli elementi che qui nel Montalbano, gemma rurale della Toscana, toccano acmi incredibili. Il Montalbano è una falange, una di quelle falange delle Vergini di Leonardo che ritroveremo nelle mani delle sue mirabili Madonne. È posta in mezzo tra il mare, le colline e dietro i monti, e quindi tutto un trascorrere di aria fresca. E questa aria fresca, questo irraggiamento portentoso ha effetti mirabili sul frutto, sulla circolazione linfatica e sulla concentrazione zuccherina. Tutto questo Leonardo l'ha visto, l'ha camminato, ha visto direttamente nei vigneti meravigliosi del Montalbano e di Vinci l'effetto del sole sull'uva e lo ha trasferito a noi attraverso la sua grandissima passione per il vino. Il vino è buono. Perciò l'acqua avanza in tavola. E il vin sia temperato, poco e spesso, non for di pasto né a stomaco vuoto. Il vino consumato dallo imbriaco, esso vino col bevitor si vendica. Sono anni che segnano cambiamenti epocali,
di cui Leonardo stesso è principale e primo fautore, come lo sviluppo di originali tecnologie meccaniche e l'impianto del metodo scientifico di osservazione e sperimentazione della realtà. La prima realtà, non a caso vinicola, che Leonardo vede dalla nascita ai 17 anni è Vinci. Il nome del paese natale e della famiglia di Leonardo deriva da un albero, il vinco, un salice purpureo i cui ramoscelli erano usati e spesso lo sono ancora per fare canestri e legare le viti. Nel luglio 1504 il padre di Leonardo Ser Piero morì e lasciò ai figli legittimi tanti terreni che producevano ogni anno almeno 128 barili di vino. Poco dopo, lo zio Francesco fece testamento e lasciò i suoi beni non agli altri fratelli di Leonardo, ma proprio a lui solo. E si trattava in particolare di tre poderi che producevano grano, olio e vino. Dopo il soggiorno a Firenze e l'apprendistato presso la mitica bottega del Verrocchio, Leonardo si trasferisce a Milano. Trentenne, pone la sua arte e la sua scienza ai servigi della signoria milanese degli Sforza e illustra il mecenatismo della famiglia con alcuni fra i suoi massimi capolavori. Il Musico, La dama con l'ermellino e più di ogni altra cosa il Cenacolo. Come retribuzione di tale incommensurabile opera ottiene la donazione da Ludovico il Moro di una vigna di 15 pertiche e tre quarti, sita proprio di fronte alla Basilica di Santa Maria delle Grazie, in pieno centro di Milano. La vigna cinge la casa degli Atellani, luogo di ritrovo della corte di Ludovico il Moro e salotto culturale e di rappresentanza della corte milanese. Leonardo si stabilisce in una casa costruita sul terreno della vigna, cura la produzione della sua vite e ne berrà il suo prodotto. Quella vigna sarà l'unico bene immobiliare da lui posseduto in vita fino alla sua morte. Ma nel 1499, dopo l'invasione delle truppe del re di Francia, Francesco I, Ludovico il Moro perde la signoria di Milano. Leonardo deve momentaneamente abbandonare la città e la sua vigna. Incomincia un fecondo periodo di viaggio presso le più importanti corti del nord Italia e giunge in Romagna, terra di colline meravigliose, mirabilmente vitate, e vi trascorre 6 mesi della sua esistenza. Così osserva le magnificenze monumentali della Romagna. Il Duomo di Faenza, da lui raffigurato in un suo originale codice del periodo, e la stupenda Rocca Malatestiana di Cesena, che abbozza di suo pugno in un altro schizzo, la Rocca. Qui in Romagna, Leonardo è folgorato dalla visione di un particolare sistema di appendimento dell'uva che consente l'essiccamento dei grappoli. Lo raffigura in un disegno per noi preziosissimo, ovvero l'unico schizzo di un grappolo d'uva tratteggiato dalla sua mano e pervenutoci. Colpito da quel sistema originale che probabilmente si propone di impiegare per le sue uve di Milano o di Vinci, ha l'idea di ricercare fra i testi della Biblioteca Malatestiana di Cesena un trattato di viticoltura.
Cesena, infatti, è la sede di uno dei più importanti luoghi del sapere del tempo. All'epoca, i libri di contenuto scientifico erano proprietà esclusiva dei signori e consultabili solo presso le biblioteche. Finita di costruire proprio l'anno della nascita di Leonardo, il 1452, è opera dell'architetto Matteo Nuti di Fano, discepolo di Leon Battista Alberti. La si deve alla volontà dei frati francescani e di Malatesta Novello, illuminato signore di Cesena, che, acconsentendo al desiderio dei religiosi di disporre di un luogo per lo studium nel loro convento, eresse la sua libraria. La Malatestiana è unico esempio mondiale di libreria incatenata. I grandi volumi sono letteralmente incatenati ai banchi originali di consultazione. Leonardo ha l'intuizione giusta. Fra i codici della Malatestiana trova e consulta con fervore il raro codice trecentesco De Agricoltura, da cui trae ulteriori insegnamenti sulla modalità di coltivazione dell'uva e sull'ottenimento del vino. Leonardo non studia e non ama il vino solo da scienziato per il suo essere frutto di uno tra i procedimenti più luminosi della natura. Leonardo ama il vino e lo indaga dal punto di vista spirituale. Vuole conoscere il rapporto che c'è tra il consumo del vino e lo spirito dell'anima. E cosa dice Leonardo? Che il vino, quando entra nell'uomo, eleva l'anima insino al celabro, porta l'animalità dell'uomo al cervello, saldando l'umanità. E questo è il messaggio di Leonardo. L'uomo, attraverso il vino, è saldato alla natura nel frutto. Il vino è un elemento che unifica tanti grandi esponenti, direi, della tradizione scientifica, perché il vino ha gusto e complessità. Mi viene in mente prima di tutto Galileo. Galileo aveva uno sconsiderato amore per il vino, anche una grande curiosità per il modo in cui il vino veniva prodotto. Lo stesso per Leonardo. La differenza forse più forte, se guardiamo le testimonianze che ci sono pervenute, sta nel fatto che Galileo si esprime molte volte, dà conto delle proprie sensazioni gustative davanti al moscatello di Montalcino piuttosto che ai vini che riceveva dal Veneto. In Leonardo non troviamo espressioni o qualificazioni delle sue esperienze gustative, ma troviamo un grande interesse per la complessità del fenomeno vegetativo della vite. In testi molto celebri paragona, per giustificare il fatto che l'acqua si trovi sulle cime dei monti e che cioè si comporti contro la propria natura di corpo grave, che sale invece di scendere, immagina che questo sia come quello che avviene nella vite, che quando viene tagliata in alto lascia uscire la linfa. Quindi ci sono analogie e ci sono differenze. L'analogia più forte è la curiosità per il fenomeno di trasformazione del divino liquore. Ci sono testi bellissimi di Leonardo su come si coltiva, su come si trasforma, su come si conserva il vino, e ci sono testi bellissimi di Galileo che esprime questa sua convinzione che la migliore definizione del vino è quella di chiamarlo un composto di luce e di umore. Acqua e colore, acqua e sole, acqua e luce. Leonardo è il primo degustatore tecnico del vino. Lo testimonia la sua lettera del dicembre 1515 indirizzata al fattore Castaldo Zanobi Boni, responsabile della produzione di una tenuta della famiglia da Vinci in Fiesole. Non furono secondo le mie attese le quattro ultime caraffe e ne ho avuto rammarico. Le viti di Fiesole allevate in modo migliore avrebbero dovuto fornire alla nostra Italia del più ottimo vino. Già vi dissi che si dovrebbe concimare la vite quando si posa nel terreno con la calce, poiché questa asciuga le radici e lo stelo, così da porre le foglie in condizioni di trarre dall'aria le sostanze convenienti alla perfezione del grappolo. Poi, pessimamente facciamo il vino in vasi scoperti, e così per l'aria, durante la fermentazione,
l'ebollimento. Fugge l'essenza dell'aroma del frutto e non rimane altro che un umido e insipiente liquido colorato dalle bucce e dalla polpa. Infine, non si travasa il vino di vaso in vaso e per questo diviene inturbidato e pesante nei visceri. Con ciò sia cosa che, se voi e altri faceste senno di tali ragioni, berremmo vino eccellente. Leonardo. Davvero, moderno analista sensoriale, Leonardo con questa lettera entra nel bicchiere, comprendendo anzitutto che le sensazioni sono un effetto la cui causa è il componente chimico-fisico del vino. Il vino muove il senso, come diceva Leonardo, e quindi in funzione delle sensazioni che riceve scrive al suo agronomo, al suo enologo, e gli dà delle indicazioni precise. Questo è il reverse engineering delle sensazioni, trarre dal bicchiere gli indirizzi per la produzione. Questo è il metodo Leonardo. E che vino vuole Leonardo? Vuole un vino anzitutto consistente, ricco, figlio di una vita che ha lavorato bene e sana. Secondo, vuole un vino armonioso, il cui sapore si sussegua con grande morbidezza tra rotondità, acidità e tannino. Ed infine la trasformazione enologica, la scienza moderna atta a preservare del frutto nativo l'integrità in termini di aroma e di clorofillacità di gusto. Leonardo voleva il grande vino della terra di Vinci, così come Lantour l'aveva concepito. Leonardo parla espressamente nei suoi codici, citandole di pugno, di solo tre varietà di uve autoctone italiane bianche: la Malvasia, la Passerina ed infine il Moscato, di cui sconfinatamente Leonardo ammira la forza olfattiva, che come nel caso del sole, che quando perde un suo raggio non vede diminuire la sua potenza, che rimane e permane e persiste calorosa, allo stesso modo l'odore del Moscato è capace di durare per miglia, così nelle parole di Leonardo. O che diranno costoro del Moscato, che sempre tiene gran quantità d'aria ingombrata del suo odore, e se chi lo portasse addosso mille miglia di quella grossezza d'aria occuperà senza diminuzione. Il Moscato è della famiglia delle uve bianche aromatiche, la stessa cui appartiene la Malvasia di Candia dei Colli Piacentini, che Leonardo aveva piantato nella sua vigna in Milano. Nel 1943 la vigna fu distrutta da un incendio causato dai bombardamenti alleati e la notizia della sua esistenza in Milano finì da quel momento nell'oblio. E mi raccontarono che la vigna perì a seguito di un incendio che si sviluppò dalle case di un pittore confinante e invase immediatamente il vigneto, bruciando la parte aerea. Come ebbi questa notizia, immediata l'intuizione: ma allora, se l'incendio ha bruciato la parte aerea, vuol dire che le radici sono ancora lì, magari integre, e aspettano solo noi per poter essere disinterrate e magari rendere ancora vita alla vigna di Leonardo in Milano. A seguito degli scavi, fortemente voluti e condotti da Maroni, in collaborazione con l'Università di Milano, nel 2008 furono rinvenuti frammenti di radice di Vitis vinifera, non completamente morti, appartenuti alla originale vigna leonardiana. Con il DNA della vite di Leonardo in mano si avviò l'ultima fase del processo scientifico, ovvero sia quella di identificazione della pianta ancora in vita assolutamente identica al clone ritrovato. E dopo due o tre anni di confronto e di consultazione degli antichi erbolari italiani vi fu l'identificazione certa: Malvasia di Candia aromatica dei Colli Piacentini. D'altra parte Piacenza è a circa 50 km da Milano e d'altra parte la Malvasia bianca è un faro di fruttosità tra le uve bianche italiane. Leonardo quella vigna l'ha camminata, vivendola ogni giorno durante la concezione e la realizzazione del suo capolavoro, dipinto su una parete posta in linea d'aria a 300 passi dalle sue uve. Così il Portaluppi narra il rapporto fra il genio e il suo vigneto milanese. Sotto questa pergola antica, certo Leonardo sostava meditando,
e sentiva in sé trasalire le sue divine creazioni. Non a caso Leonardo impernia la drammaticità espressiva dell'intera composizione sul vino. Il vino è il sangue di Cristo, il plasma della terra e di lui stesso. È frutto della natura, del sole, figlio del sole. In questo momento in cui il Cristo annuncia a tutti i suoi apostoli il suo tragico destino, nel sommovimento dell'animi che ciò induce, Cristo con la sua mano ferma va verso il vino, unico, caldo, spiritual ristoro per l'uomo nel momento in cui apprende il suo tragico destino. Vino, figlio del sole, della terra, dell'aria e dell'acqua, divino, suave e odorifero licore.